Signore e signori, buonasera. Va ora in onda l'ennesimo video non richiesto di Un mondo piccolo piccolo. Buona visione. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Un mondo piccolo piccolo. Io sono Lisa, questo è il mio canale e oggi vi mostrerò come dare nuova vita a vecchi vasi di ceramica come questo e farli diventare dei veri e propri complementi d'arredo. Per farlo vi mostrerò tre diverse tecniche. La prima, la più banale, è quella appunto di dipingerli con semplicissimi colori acrilici. Io ho utilizzato i colori acrilici facendo prima una base di cementite. Successivamente ho passato il colore acrilico che preferivo e poi ho sigillato tutto con della vernice trasparente acrilica. Seconda modalità per trasformare i nostri vasi. Ho deciso di realizzare il trasferimento di immagini, che consiste appunto, come dice il nome, nel prendere l'immagine che preferiamo. In questo caso io ho utilizzato le maioliche e imprimerle sopra la superficie che abbiamo scelto. Questa modalità va benissimo anche per quanto riguarda il legno e un'infinità di materiali. La realizzazione è abbastanza semplice, basta seguire alcune regole. Nel caso della ceramica era la prima volta che lo facevo, però ho seguito le stesse indicazioni che ho seguito per quanto riguarda il legno. Quindi nel caso della ceramica quello che occorre fare è pulire accuratamente il vaso, carteggiarlo, successivamente passare uno strato di cementite e una volta asciutto ricoprire tutto con della vernice bianca. Dopodiché prendere le immagini, tagliarle delle dimensioni che ci interessano e successivamente prendere la misura che occuperà l'immagine che andiamo a ritagliare. Dopo aver fatto questa operazione non ci resta che passare uno strato di colla vinilica e passare questo strato di colla vinilica nella parte in cui abbiamo deciso di appiccicare il foglio, prendere l'immagine, appoggiarla sopra e dopodiché passare una spatola per togliere tutte le bollicine che si possono venire a creare. Trascorse circa 24 ore prendiamo il vaso, lo avvolgiamo con un panno molto molto umido e trascorsi circa 15 minuti, quando appunto la carta si sarà ammorbidita, iniziamo a sfregare sopra con le dita in modo da rimuovere lo strato di carta bianco e fare emergere la parte colorata. Per il bordo io ho utilizzato un pennello molto bagnato, l'ho passato nella vernice e dopodiché sono andata a passarlo sopra per far venire questo effetto slavato. Terza e ultima modalità. In realtà il risultato non è venuto proprio dei migliori, infatti somiglia un po' a Sloth dei Goonies, ma sono sicura che voi riuscirete a fare molto meglio di quello che ho fatto io. Io nel frattempo vi passo un po' la ricetta di questa specialissima pasta modellabile che ho creato io. Io l'ho creata perché anni fa comprai un sacchetto di ceramica da colata, convinta che fosse argilla modellabile. Non avendo letto per niente l'etichetta, mi sono portata a casa ben un chilo di roba che in realtà non mi serviva molto. Quindi l'ho accantonata in uno scaffale e l'ho lasciata lì a prendere muffa, fino a che un giorno, vedendo uno dei vasi che avevo a casa, perché appunto avevo ucciso tutte le piante di basilico grazie al mio rinomato pollice verde, ecco, prima di buttarli ho dato un'occhiata e ho pensato di crearci qualcosa e dare nuova vita, ed appunto è nato questo vaso. La ricetta è molto semplice, l'unico problema è che questa pasta si asciuga in una frazione di secondo, ragion per cui per modellare un volto come quello che avete visto appunto del mio vaso è necessario fare le operazioni in maniera molto veloce e soprattutto creare un po' di pasta per volta. Adesso vi faccio vedere come è stata realizzata e spero che vi piaccia. Per prima cosa ho mischiato 6 cucchiai di
questa polvere a 4 cucchiai di colla, aggiungendo anche 2 cucchiai di acqua. Ho iniziato a impastare per ottenere una consistenza simile a quella del pane. Dopodiché ho girato il vaso che avevo lavato precedentemente e ho iniziato ad allungare la parte di sotto con questi salsicciotti in modo da creare la parte del collo. Successivamente sono andata nella parte superiore, ho iniziato a creare la parte del velo, mettendo sempre prima uno strato di colla vinilica per fare appunto da collante. Dopodiché sono andata a segnare le parti in cui andrò a creare il viso. Ho creato questa croce e dopodiché ci ho iniziato a costruire la fisionomia del viso. Per prima cosa ho iniziato a creare la parte degli zigomi, quella del naso e quella della fronte, e dopodiché ho iniziato a riempire tutto. Dopo aver riempito ho iniziato a creare i lineamenti veri e propri, quindi sono andata a scavare i solchi degli occhi, poi ho aggiunto il naso e dopodiché sono andata ad aggiungere le sopracciglia, ho aumentato ancora gli zigomi e successivamente sono andata a creare la bocca. Sono andata a smussare tutti gli angoli che non erano perfetti, aggiungendo comunque pasta e modellando, aiutandomi sempre con l'acqua. Dopodiché sono andata ad aggiungere come decorazione della parte superiore del velo questi limoni e queste foglie, semplicemente modellandoli e poi attaccandoli sopra, aiutandomi con la colla vinilica. Dopodiché ho lasciato il vaso ad asciugare per circa 2 giorni. Una volta asciutto ho iniziato a carteggiare le parti in cui mi sono accorta si erano create delle bollicine. Ho iniziato a carteggiare con della carta vetrata a grana fine e mi sono anche aiutata con il Dremel e la punta con i dischetti di carta abrasiva. Per colorare ho utilizzato ancora una volta i colori acrilici, ho passato come nella parte precedente una mano di cementite, una mano di bianco e poi ho proceduto a colorare tutta la superficie. Ho chiuso e reso impermeabile tutto il vaso utilizzando la vernice spray acrilica trasparente. Video finito, io vi aspetto nel prossimo video e nel frattempo vi invito a lasciarmi un like qualora il video vi fosse piaciuto, a iscrivervi al canale qualora il topic del canale vi dovesse piacere e ad attivare le campanelline per non perdere i prossimi video. Ci vediamo il mese prossimo e nel frattempo mi auguro che passiate un'estate fantastica. Ciao!